tanti anni e anni dopo lotte per riconoscere i nostri diritti, la situazione mi sembra che si sia fermata a livello istituzionale. Già un anno fa l'ENS aveva fatto, proposto un disegno di legge, già un anno fa, proprio di fare la convenzione dell'ONU per i diritti, diciamo, per noi soli, per prevedere il riconoscimento della LIS, i nostri diritti, i diritti sulla comunicazione, l'abbattimento di queste barriere. Un anno fa abbiamo fatto il convegno, a gennaio del 2014, nella Camera dei Deputati, abbiamo fatto la sala parlamentare, il Senato, e poi 10 mesi il risultato cos'è stato? Nessuno ha preso carico questo disegno di legge. Allora noi stiamo pensando l'unica soluzione per sbloccare la protesta è la protesta in piazza per dimostrare i nostri diritti umani. 6 mesi Presidente, fa parte dell'Unione Italiana, la nostra Presidenza, proprio con questo programma, il rispetto delle persone. Questo è il nostro punto di vista che riguarda la nostra parità, senza guardare le religioni, senza guardare gli orientamenti di ciascuno di noi. Bisogna guardare i nostri diritti e la libertà di scelta, la scelta della comunicazione, la scelta della famiglia, la scelta delle persone, le persone sorde, sorde e cieche. Dunque spero, grazie al sindaco di Bergamo che è qui presente e ci supporta, per il, diciamo, più l'assessore e tutti quanti, ora andiamo in prefettura e chiediamo un incontro al prefetto perché possa prendere e accogliere la nostra richiesta. E questo lo manderà poi al Ministero dell'Interno, insieme a tutte le città d'Italia. Forza, LIS!